Rieccoci nuovamente in diretta, è arrivato finalmente il momento che tutti aspettavano. Entriamo nel caso Acerbi, nella vicenda Acerbi, dopo giorni, giorni e giorni di ricostruzioni, pensieri e, come dire, prese di posizione di qualsiasi tipo, è arrivata finalmente la sentenza del giudice sportivo, che è arrivata nelle prime ore del pomeriggio. Diciamo subito che è stata una sentenza che ha preso in contropiede tutti, perché nessuno si aspettava di fatto che Acerbi sarebbe stato assolto. C'è chi parlava di almeno 10 giornate, chi diceva 2 o 3, ma credo nessuno abbia mai ipotizzato in un'assoluzione. Questo è un po' quello che riportano i vari siti sportivi. Questa ad esempio è la Gazzetta dello Sport, vi faccio vedere anche Sport Mediaset. Nessuna prova di insulti razzisti, questo è fcinter1908.it. Però veniamo subito alla pagina che ci serve, alla questione importante, vale a dire al comunicato ufficiale che è uscito nelle prime ore del pomeriggio con la decisione del giudice sportivo. Se me lo fate vedere già in grafica, così anche gli amici a casa possono vedere quello che è un documento ufficiale che è stato divulgato nelle prime ore del pomeriggio. E veniamo subito nella parte che ci interessa, perché da questo punto di vista dobbiamo andare a analizzare e approfondire tanti aspetti, tante cose che non collimano né in un senso né nell'altro, se vogliamo cercare di ricostruire bene la vicenda in tutti i suoi aspetti. Nel comunicato ufficiale scrive il giudice sportivo: rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l'ausilio del direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall'atto del proferimento di alcune parole da parte dell'Acerbi nei confronti di Juan Jesus, è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte peraltro non platealmente, aperta parentesi, con modalità tali, cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli ufficiali di gara o dai rappresentanti della procura a bordo del recinto di gioco, chiusa parentesi, dal calciatore interista e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo offendente, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito solo dal giocatore offeso Juan Jesus. Quindi stringiamo qua, il giudice sportivo dice: ci sono delle accuse e ci sono degli insulti di Acerbi che però non vengono sentite da nessuno se non dai due diretti interessati. Nella parte successiva, rilevato altresì che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, per di più quanto riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre non di meno e a fortiori che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio o quantomeno degli indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza. Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale, ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata, di non applicare la sanzione prevista nei confronti del calciatore Francesco Acerbi. Evidente, e qui partiamo nel dibattito, Lapo, che all'interno di questo comunicato ci sono un po' delle incongruenze, anche perché poi andremo a vedere delle situazioni precedenti
dove in realtà è bastato il ragionevole dubbio. Allora, io mi baso sull'articolo 132, che è un articolo che fondamentalmente dice che la testimonianza serve da sola ad essere elemento probatorio e quindi elemento che è sufficiente per magari procedere. Qui però abbiamo una situazione che evidentemente è alternativa, perché tutto quello che è accaduto, la vicenda in sé, si divide in due parti. La parte emotiva, la parte quindi della forma che di fatto ha caratterizzato un po' questi 10 giorni, 9 giorni, in cui si è parlato moltissimo, troppo di questa vicenda, troppo perché alla fine si intrecciano una serie di considerazioni che sono anche molto emotive e che sono anche legittime. E poi invece c'è l'aspetto legale, e quindi la legge è una cosa, la giustizia è un'altra. Scusa se ti interrompo, perché sì, lascio subito proseguire. Sì. Vi faccio vedere il profilo Instagram di Juan Jesus, che dopo la pubblicazione della sentenza ha cambiato la propria immagine del profilo con il pugno, in cui tutti Black sapete Power perfettamente. Black Power, che poi è un simbolo Power, che va avanti dagli anni 70, da 72 mi ricordo, se non sbaglio, poi con gli atleti che avevano fatto le Olimpiadi, questo gesto, evidentemente anche rivendicando delle questioni che poi tra l'altro vanno avanti da più di 40 anni, 50 anni, parecchio di più, solo che lo sport evidentemente si fa portavoce di queste vicende, di queste istanze in modo grossolano e talvolta maldestro, come in questo caso e anche in altri. Qui dicevo, abbiamo una vicenda che è molto legata al gossip, al pettegolezzo, secondo me ha detto, visto, ma per me non può non aver detto, cioè elementi indiziari, e quindi alla fine, non avendo però nessuno di noi visto effettivamente il labiale di quello che ha detto, nessuno l'ha sentito, nessuno l'ha visto, la giustizia, quindi la legge, non poteva andare oltre. Ed è strano, perché io sono andato avanti per 10 giorni con anche avvocati che mi dicevano, non tutti, no, in questo caso, eravamo qui la settimana scorsa, è la parte che, cioè, è Acerbi che deve portare degli elementi a sua discolpa. E quindi mi sembra che le cose siano andate così. Allora, delle due l'una, io onestamente posso anche essere convinto che Acerbi l'abbia detto, che abbia effettivamente fatto questo tipo di affermazioni, dopodiché però non capisco come la legge o degli avvocati che sono intervenuti ci dicono una cosa e poi in realtà la sostanza è un'altra. Questa cosa mi ha un po' confuso, e come confonde me e confonderà anche chi è a casa adesso, immagino che potrà confondere o intorbidire ulteriormente le acque qualora ci fossero altri episodi, ma non dimentichiamo che non è che ne accadono ogni settimana in Serie A. Ne cadono magari in campi di minori o altro, ogni tanto è successo anche in altri sport, ma la questione è che cosa insegna questa vicenda, perché a me sembra che ogni volta il regolamento e le istituzioni siano in affanno. Si può essere razzisti a bassa voce. Cristiano. Beh, dipende se tu sei sicuro che insegna hai detto questa cosa. Insegna che la giustizia sportiva italiana consente di essere razzisti a bassa voce. Al di là dell'aspetto che dici tu, diciamo, attinente alle procedure della giustizia sportiva ordinaria, tu hai rilevato che siamo sempre stati convinti che ci fosse una differenza, oggi scopriamo che non è così. Però al di là di questo, lasciamo stare Acerbi, l'Inter. A livello sportivo, la valenza di un'eventuale squalifica di Acerbi sarebbe stata davvero relativa. Cioè, la squalifica di Acerbi su cosa avrebbe influito in questo campionato, eccetera, eccetera? Veramente poco. Questa non squalifica invece... No, poco, zero. Questa non squalifica invece, a livello simbolico, proprio per tutto quello che si è scatenato, assume una valenza devastante. Perché da adesso in poi io voglio vedere con che faccia andremo a fare le paternali agli altri giocatori, ai tifosi, alle curve, in caso di manifestazioni di discriminazione razziale. Perché qui di fronte a, è vero, non è provata, ma il ragionevole dubbio che Acerbi abbia pronunciato un insulto razzista, altrimenti Juan Jesus non si inventa quella roba, la giustizia sportiva italiana dice non si fa niente. E permettimi però, Cristiano, non sto andando in campo legale, stiamo parlando di aspetti di forma, non voglio parlare di aspetto formale, io sto parlando solo a livello simbolico. Il messaggio che manda il calcio italiano è: di fronte a un sospetto, perché di tale parliamo, no, di razzismo, la giustizia sportiva italiana chiude naso, occhi, bocca, orecchi, trincerandosi dietro una formalità. In realtà questo è accaduto anche in passato ed è accaduto sugli spalti. Mi spiego meglio. Se io sento 200 persone spalti, che dicono... Aspetta, sugli spalti, no, perché tu spalti. Dicevi prima... No, tu dicevi prima 200 persone che magari vogliono fare come è già successo,
e poi però alla fine soltanto 4 pagano. Allora vuol dire che gli altri 196... Hai ragione. E cosa dicono? Non c'erano le prove, non le abbiamo viste. Hai ragione. Allora vuol dire che evidentemente, come vale per le persone che sono nel pubblico, vale anche per i giocatori. No, io l'ho capito. Non può essere la stessa cosa. Ma no, come ti ripeto prima, se dobbiamo trasferire il discorso sull'aspetto formale, giuridico, allora ne parliamo in un modo. Adesso io ho detto... io ho detto che sono diviso in due, non puoi scindere l'un dall'altro. Faccio un intervento a livello simbolico, cioè domani sui giornali di tutta Europa cosa sarà scritto? Che un sospetto di calciatore che insulta un altro per il colore della pelle, sospetto, in Italia viene derubricato come un nulla di fatto. Questo è. E ripeto, da adesso in poi sarà difficile far capire e mandare il messaggio. Cioè, ragazzi, Acerbi che settimana prossima si presenta con la maglietta contro il razzismo, fa ridere. Adesso fa ridere. E come tante volte, come tante cose che accadono nel nostro calcio, anche questa farà ridere. E ripeto, potrebbe essere invece di Acerbi un calciatore del Milan. Ma lo sappiamo. Guarda, la questione io non l'ho mai affrontata e credo, spero, nessuno... di quelli che poi sono intervenuti qua, perché la questione, io per primo mi sono schierato dicendo guardate, io onestamente da Acerbi mi aspettavo, lo dico, lo ripeto, perché quelli che ascoltano oggi non è che c'erano anche la scorsa settimana e si ricordano tutti i miei interventi, ma spesso essendo io interista dovevo essere portavoce di un tipo di atteggiamento che non fosse fazioso dicendo non è vero Acerbi, giù le mani. Ho detto che anche io ho avuto la netta sensazione, ma ho detto sempre sensazione, che il giocatore avesse effettivamente fatto questo tipo di esclamazione. Dopodiché la questione è che io posso esserci, metto la mano sul fuoco, sono 100-200%, ho una sicurezza che percentualmente può essere 90-80%, posso fidarmi, mi dispiaceva e mi dispiace ancora adesso, perché Acerbi non mi sembra esattamente una cattiva persona, ma quello che è successo ci ha fatto pensare tutti che quello che ha fatto è sbagliato ed è grave. Dopodiché vedo la reazione della moglie, vedo la reazione del suo entourage, ho visto l'atteggiamento che hanno avuto anche le persone che sono lì vicino a lui. Mi è sembrato, come dire... Ma non ti fossilizzare su Acerbi. Guarda che il gesto... Devo giudicare la l'eventuale persona. Gesto di... Perché l'eventuale persona mi aiuta a capire. Scusami, Lapo, l'eventuale gesto di Acerbi, come portata mediatica, supera l'uomo, supera il calciatore. Cioè, è spersonalizzato, capito? Potrebbe averlo fatto chiunque. Io lo capisco, ma noi siamo di fronte... Metti X... Però la giustizia sportiva italiana dice, nel caso in cui X avesse detto negro, se noi non lo sappiamo per certo, non procediamo. Ma è così. Se io domani... Ma non è mai stata così la giustizia sportiva. Pensa un attimo, io mi sogno in campo di dire, ce n'è uno che non sopporto, sì, e di dire, quello lì ha detto, vado dall'arbitro, gli dico, quello lì mi ha detto questa cosa qua. Cioè, adesso, il pericoloso precedente per la legge, perché io non posso scindere il discorso della legge e dell'aspetto formale. E arrivo subito. A questo punto io do anche uno strumento, qualora io vada, come dire, a condannare una persona che per me, per noi, per tutti o quasi è praticamente colpevole, probabilmente ha fatto questo, ma do anche uno strumento a chi vuole in qualche modo adoperarsi per fare in modo che un altro avversario possa andare nei guai per una vicenda del genere, dal punto di vista della legge. Dal punto di vista invece nostro personale emotivo abbiamo detto è un'occasione persa, è una grossa occasione persa. Il tuo è il principio della simulazione. Perché Acerbi? Il tuo è il principio della simulazione. Perché Acerbi è il principio della simulazione. Esatto, ti faccio una domanda. Perché Acerbi ha chiesto scusa? Sala, poi professor Pisani e poi Franco. Non ha chiesto scusa. Lui è andato a chiarirsi la scusa. E gli ha detto non sono razzista, quello che labiale sono detti, si vedeva. Hai ragione. Perché non sono razzista vuol dire che gli ha detto qualcosa di razzista. Allora, il concetto è che se io sento... Per me è chiusa lì. Diversi esempi, non in questo momento, e dove se io prendo una frase decontestualizzata, vediamo un po' di magari siamo io e te, di e ti dico una cosa, sembra che io e te abbiamo fatto una discussione di un tipo. Sì, ma se io sto parlando da loro, vediamo un po'. Se io ti dico non sono razzista, non è che mi scuso perché ti ho pensato un piede, capito? Magari gli ha detto un'altra cosa prima. Con Juan Jesus che gli dice mi ha detto negro, questo non va bene. Juan Jesus all'arbitro la penna. Che poi era lì, non ha sentito assolutamente nulla. Mi ha detto che sono un nero e a me questo non va bene. Poi lui gli fa vedere anche il simbolo, no? Perché poi era la giornata contro il razzismo, non va bene. Arriva anche Di Marco, è lì quello a cui faceva riferimento Sala, quando dice scusami ma... Non sono razzista, scusami, ma non sono razzista. Vuol dire che gliel'ha detto, ragazzi. Tentativo di abbraccio. E da lì finisce tutto, per me è finita, amen. Cioè, deve venire squalificato, basta. Pisani. Se no crei un precedente. Premesso che non esistono bandiere, stiamo parlando, ha detto bene Cristiano, X, ok? Perché potrebbe essere chiunque, sennò qui veramente ci perdiamo in un bicchiere d'acqua a parlare che è il giocatore dell'Inter, della Juve, del Milan o di chi volete voi.
Io credo che non ci fossero prove, ma ci fossero tracce, che chiaramente non sono prove, nel senso che ha detto bene Lapo, anch'io ho pensato, Lapo, la stessa cosa che hai detto tu, cioè vale a dire si può creare un precedente pesantissimo, io voglio far squalificare un calciatore importante, vado dall'arbitro, però in questo caso secondo me noi avevamo delle tracce. Quello che è stato ricordato prima, cioè il fatto che Acerbi pronuncierebbe la frase io non sono razzista, il fatto che venga indicata la patch con il simbolismo del no al razzismo, il fatto che Acerbi comunque vada a indicare esplicitamente Turam, come dire sono tutti amici miei, cioè voglio dire è vero, non esistono prove, non possiamo inventarcele se non ci sono, però esistono delle tracce, quindi Lapo, senza nessuna accusa, ma stiamo ragionando insieme semplicemente, tu dici si va a creare un caso, un precedente, sì sono d'accordo, ma negli eventuali casi successivi esisterebbero ancora queste tracce? Cioè questo è il punto, questa volta le tracce erano parecchie. Facciamo rispondere anche a Pasquale Guaro, calciomercato.com, che è collegato via Skype. Ciao Pasquale, ben arrivato. Buonasera a tutti voi. Hai sentito quello che diceva il professor Pisani, vuoi rispondere tu? Ma ragazzi, il problema è che si può essere d'accordo e in disaccordo con tutti voi. Io vi ho ascoltato tutti, ho ascoltato Lapo, ho ascoltato il professore, ho ascoltato tutti. Il fatto è che, vedete, il processo non ricostruisce la verità assoluta, ma ricostruisce una verità processuale con le sue regole. Ed è chiaro che tutti noi possiamo immaginare che le cose siano andate diversamente da quella che è la sentenza. Ma è altrettanto chiaro che la giustizia deve ragionare per quelle che sono le sue logiche. Poi che quella sportiva ogni tanto sia più sommaria siamo tutti d'accordo. Però io credo che in questo caso ci si potesse attendere una sentenza del genere. Non bisogna scioccarsi di fronte a una sentenza del genere. Volevo farvi ascoltare, anzi riascoltare, l'Acerbi che il giorno dopo la partita va in nazionale, tornando alla stazione di Milano viene raggiunto da tanti colleghi che giustamente, essendo montata un po' la questione, erano lì ad aspettarlo, e c'era stato il silenzio di Juan Jesus che subito dopo la partita aveva detto no, sono cose, anche lasciando la mix zone ad alcuni colleghi e amici, diceva no, ma sono cose che sono iniziate e finite in campo, non c'è niente da dire, è finita lì. Poi però arriva Acerbi che delle cose le dice, evidentemente, non so se mal consigliato, non si sa, anche perché non c'era nessuno della società, nessuno del club a proteggerlo, a difenderlo. Poi secondo me in tutta questa vicenda dovremmo parlare anche di un altro aspetto che non riguarda proprio questa fattispecie, ma riguarda la figura del calciatore in sé, in una sorta di protezione che secondo me è mancata, con tutto quello che gli è piovuto addosso da tutti, lui e la famiglia, i figli, e secondo me su queste cose prima o poi bisognerebbe anche andare a discuterne. Prima però vi faccio vedere Acerbi con il nostro Michael Cuomo, prego. Fatemi sapere qualcosa. Non va, va bene, si è bloccato. Non va. Mi ricorda qualcuno? Non va. Franco. Io faccio una valutazione tecnica del provvedimento del giudice sportivo. La prima valutazione, che è obiettivamente un inedito, è questa. E cioè per la prima volta un provvedimento del giudice sportivo non è appellabile. Solitamente ogni provvedimento del giudice sportivo è appellabile in secondo grado alla commissione d'appello e in terzo e ultimo grado al collegio di garanzia del CONI. In questo caso perché non è appellabile? Non è appellabile perché Juan Jesus non è parte, ma è stato ascoltato come testimone. E la Procura federale, che in un altro caso specifico, quello del giocatore del Pisa, aveva fatto ricorso e aveva ottenuto la squalifica per 10 turni del giocatore del Pisa, in quel caso aveva fatto una proposta di sanzione che non era stata accolta e quindi aveva titolo per fare appello. Ora, il provvedimento del giudice si presta a
diciamo, la sintesi è stato assolto per insufficienza di prove. Però si presta ad alcune considerazioni. La prima, che è la più importante dal punto di vista del diritto sportivo. Nel diritto sportivo l'onere della prova è rovesciato rispetto al diritto tradizionale, e cioè è l'accusato che deve dimostrare di non aver commesso il fatto e non chi lo accusa. Tanto è vero che nella motivazione del precedente caso del giocatore del Pisa c'è scritto non è necessario raggiungere la ragionevolezza dell'accaduto. A quel punto il giudice sportivo si è trovato di fronte, io non avevo mai creduto al fatto che ci potesse essere una terza via, cioè squalificato o assolto, oppure una via di mezzo 3-4 giornate. Non aveva senso, o c'è stato o non c'è stato. Questa era la decisione. E il giudice sportivo, poiché deve avventurarsi come su un filo teso tra due palazzi, quindi in precario equilibrio, lui fa delle dichiarazioni che si prestano alle polemiche di cui parlava prima Smarra. Perché cosa dice il giudice in sostanza? Dice che le parole di Acerbi sono sicuramente compatibili con l'espressione di offesa rivolta, però aggiunge, ma non è provato che ci sia il contenuto discriminatorio, cioè vuole dire, quello ti può aver anche detto quella parolaccia, tra virgolette, però non voleva essere una parola per esprimere il suo razzismo, perché... Nella forma e non nella sostanza. Non solo, ma secondo me la gravità di un paio di riflessioni da parte del giudice sportivo mettono dei paletti per i prossimi episodi. Perché che dice il giudice sportivo? Dice che la parte più importante dei dettagli è la seguente, e cioè l'insulto, l'offesa non è stata platealmente sentita, cioè nell'arbitro che non poteva, né il quarto uomo, né quelli della procura, né altri giocatori hanno sentito. Questo vuol dire che io da adesso in poi dalla trovo il testimone. Trovo il mio compagno che fa testimone. Aspetta. Seconda cosa, viene considerato un grave errore da parte di Juan Jesus il fatto di non essersi opposto alla richiesta dell'arbitro che gli dice che facciamo, sospendiamo la partita o la riprendiamo. Juan Jesus dice riprendiamo la partita, sono cose di campo. Per il giudice questa cosa vuol dire che da oggi in avanti, signori miei, se qualcuno, come ha fatto Maignan a Udine, se qualcuno riceve un'offesa del genere, si deve fermare. Perché questa offesa abbia un indiretto riconoscimento, perché anche a Udine Maresca mica l'ha sentito. Certo. Anzi, Maresca è stato convocato da Maignan e gli ha detto guarda che questi mi hanno detto, hanno fatto i boo razzisti, eccetera. Maresca ha detto dimmi tu che cosa vuoi fare, e lui ha detto fermiamo. E da questo momento in poi, se non si ferma la partita, non può succedere nient'altro. Non solo, ultima cosa, secondo me molto importante, che la decisione da parte del giudice di riconoscere il fatto testuale, non c'è stato il corredo probatorio o quantomeno un corredo fatto da indizi gravi, precisi e concordanti, tali da raggiungere una ragionevole certezza. Quindi da oggi in avanti
per il calcio italiano, se non ci sono gravi indizi precisi e concordanti, è stato abolito il razzismo. Certo. Hanno cambiato le regole. E quello che dicevi tu adesso, prima Lapo diceva allora tutti hanno la possibilità di simulare l'insulto. No, no, per quello che diceva Franco adesso. È il contrario. Tutti hanno la possibilità di stoppare la partita. Ho detto un estremo, stavamo parlando del caso specifico. Anche questo è un estremo, però... No, no, preciso meglio, paradossalmente, scusate. No, ma quello che hai detto tu è giusto. Però, sì, però vale a maggior ragione il contrario. Sì, io ho detto che devo aggiungere una cosa. Poi ascoltiamo Acerbi. C'è un vecchio film con Michael Douglas che si chiamava Condannato a morte per mancanza di indizi, dove c'erano questi giudici che praticamente dovevano assolvere regolarmente dei personaggi che loro sapevano che erano colpevoli, ma la legge non riusciva a dimostrarlo. E quindi li uccidevano. Ma Lapo, scusami. Ma aspetta, non ho ancora iniziato. Ma è la premessa che è sbagliata. No. Perché se tu metti sullo stesso piano la giustizia ordinaria con il diritto sportivo, commetti un errore incredibile. Non è una questione, non è una sottigliezza. Certo, come no? Certo. Scusami, che è una questione... nella giustizia sportiva esiste la responsabilità oggettiva. Ma il concetto è... Nella giustizia ordinaria il reato è personale, è Franco, attribuibile a una persona. Sto facendo un ragionamento che non è fondato sul distinguo tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Sto facendo un discorso che ovviamente abbraccia tutto, perché sennò se ci fermiamo a cavillare sulla differenza da una cosa e l'altra, è chiaro che ho capito il concetto, non sono stupido. Sto dicendo che però oggi ci troviamo di fronte anche ad un caso opposto, tanto più che molti mi hanno detto: ah, ma se allora Juan Jesus ha detto bugie, allora perché Acerbi non lo denuncia, non lo querela? Ma per lo stesso motivo per cui non è dimostrabile che Acerbi ha detto realmente queste cose, allo stesso modo, se Acerbi volesse dire questo, da questo non sarebbe dimostrabile. Da questo punto di vista c'è un passaggio anche qui a dimostrazione dell'equilibrismo del giudice sportivo molto importante per salvare la faccia a Juan Jesus, che non può passare per un mitomane. Dice, senza togliere la buona fede di Juan Jesus, cioè lui sì, dice... Sì, certo. Perché implicitamente gli crede, ecco, diciamo sì, così. Sì. Cioè, in sostanza dice... Juan Jesus ha detto la verità. Ecco. Lui ha percepito davvero l'insulto razzista, ma l'intenzione di Acerbi probabilmente non era questa. La giustizia sportiva di fronte a queste situazioni solitamente... Ma infatti ha clamorosamente smentito. Condanna. Una vecchia... cambiato le regole. Vi faccio vedere che cosa ha detto Acerbi quel lunedì proprio all'arrivo a Milano dopo aver lasciato il ritiro della nazionale. Rivediamo poi quello che scrisse Juan Jesus subito dopo aver sentito le parole di Acerbi e torniamo alle novità di giornata, perché poi Juan Jesus ha cambiato la pagina Instagram. La moglie di Acerbi, dopo essere stata insultata lei, i figli, augurati tumori, morti e qualsiasi cosa, più non appena metta, un paio di cose le ha dette, una presa di posizione molto forte del Napoli. Quindi ci sono tantissime cose, poi un paio di collegamenti anche importanti. Prima Acerbi. Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro, quindi sono molto sereno. Grazie. No, sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite, questo è poco ma sicuro. Hai chiesto scusa Juan Jesus? Almeno questo è quello che ha detto lui. Ha detto che tu gli hai chiesto scusa. Scusa perché si è capito anche male, perché era giusto anche chiedere. In quella cosa lì si è chiariti. Ha frainteso lui qualcosa? Io so solo che non ho detto frasi razziste, questo è poco ma sicuro, è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. E poi, dopo queste parole di Acerbi, Juan Jesus esce allo scoperto. Juan Jesus sui propri social, dopo aver tenuto il telefono spento un paio di giorni, perché se vi ricordate anche la bufera parte da lì, anche il CT della nazionale dice in conferenza stampa: ho provato a sentire Juan Jesus, Acerbi mi ha assicurato di non aver rivolto frasi razziste, ho provato a sentire Juan Jesus, che peraltro è stato un suo giocatore, ma Juan Jesus aveva il telefono spento. Poi qua mi viene anche un po' da sorridere, perché credo che quanto lo puoi tenere spento il telefono? Sarà quello problema di Juan Jesus. No, dico, Cristiano, dico,
che, cioè, io sinceramente non ci credo al fatto che abbia avuto il telefono spento 10 ore, 12 ore. Magari cioè, può essere un modo, avuto una... scusa, un modo di gente di Spalletti. Su questo argomento, Alfio, adesso cerchiamo di essere, diciamo, tra virgolette, come dire, realisti. Secondo te Spalletti e la nazionale, dalla parte di chi si erano, senza dirlo apertamente, dalla parte di chi si erano schierati. Ah, tu dici la parte di Acerbi, ma credevano ad Acerbi. No, non lo so, io questa cosa sinceramente. Credevano o non credevano, ma stanno alla parte di Acerbi. A Spalletti ovviamente serve Acerbi per gli europei. Quello poi è un altro. Io credo, per come conosco Luciano, credo che una telefonata per capire che cosa, che sia successo davvero, l'avrebbe fatta sicuro, no, cioè per l'uomo che è, sicuro, perché si deve mettere in mezzo, no, dico, pubblicamente dico, ah beh, però cioè, in una situazione del genere purtroppo sempre a lui gli capitano situazioni del cavolo. Comunque Juan Jesus dice: per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi, che è la frase che lui dice all'arbitro alla penna, la chiudiamo qui. Quando l'arbitro dice, l'arbitro gli chiede: vuoi che sospendiamo la partita o possiamo proseguire? Proseguiamo, lui dice proseguiamo, perché per me questa cosa è finita. Ma è quello che poi lui dice anche lasciando San Siro. Però questo secondo me depone a favore del fatto del giudizio, diciamo tra virgolette, morale su Juan Jesus, che non voleva la carneficina. Esatto. Cioè, non, e dice, essere... avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche dai filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto: vai via nero, sei solo un negro. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche: per me negro è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. Guarro, torno da te. Queste sono cose che abbiamo affrontato a loro tempo, nel senso che ormai queste cose qui sono superate. Io non ho mai capito... Però questa è una mia... Cioè, io sono abituato a ragionare diversamente rispetto a Juan Jesus. Poi, per carità, lui non voleva la carneficina, è stato gentile, è stato educato. Però, secondo me, un razzista non va mai perdonato. E se lui ha ricevuto quelle frasi sul terreno di gioco, avrebbe dovuto far fermare non la partita, far fermare il mondo. Perché... è incredibile pensare che una cosa di tale gravità possa essere una cosa di campo. Capito? Però Pasquale, cioè tu, adesso noi stiamo gettando la croce addosso a Juan Jesus perché ha deciso di, tra virgolette, perdonare immediatamente Acerbi. Cioè, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Cioè, noi invece di elogiare Juan Jesus stiamo dicendo, e non lo dici tu Pasquale, lo dice il giudice sportivo, che lui si doveva fermare. Però ti dico, io adesso, abbiamo riascoltato prima Acerbi. Alfio, veramente, quello che non ci entra in testa è che la figura, brutta figura di tutta questa vicenda qua, non l'ha fatta Acerbi, la fa il calcio italiano. La perché federazione... la fa il calcio italiano perché... Allora, nello stesso giorno in cui a Madrid c'è la conferenza di Vinicius, prima di Brasile e Spagna, che pubblicamente denuncia i fischi di tutti gli stati spagnoli e diventa un simbolo della lotta degli organismi internazionali, l'UEFA e la FIFA, non è che ce lo inventiamo noi, che ormai... viene portato avanti da oltre 10 anni contro il razzismo, lo stesso giorno il giudice sportivo, di fronte a un sospetto giuridicamente parlando di razzismo, dice la punizione è zero perché c'è insufficienza di prove. Se uno dà del negro per strada a un altro, non va in galera. Ma qua non stiamo parlando di reati, stiamo parlando di sport, e lo sport, non per volere nostro, ma per volere di chi lo governa, dovrebbe veicolare messaggi positivi, dovrebbe veicolare integrazione. Fatemi finire Pasquale. Qui c'entra la federazione. Guarro, concludi. No, vabbè, tanto io sono qui da mezz'ora, ma vi ho solo ascoltato praticamente. Io non stavo dicendo che bisogna gettare la croce addosso a Juan Jesus, sto solo dicendo che per dare una mano a certe lotte bisogna anche sapersi comportare meglio e con più fermezza, perché altrimenti di fronte a certe lotte siamo
troppo deboli. Spero che così il messaggio sia più chiaro. E stai comprando alla grande Juan Jesus, ha fatto perfetto, ha dimostrato di essere, di avere buon senso, di sottolineare la cosa e di avere buon senso. Si è comprato alla grande Juan Jesus. Tua opinione, ma non è la verità, non è per forza la verità. Quindi la tua soluzione doveva fermare la partita, giusto? Se lo sport deve veicolare... Doveva fermare la partita? Farò finire, aspetta. Doveva fermare il mondo, non la partita, il mondo. E infatti da adesso in poi succederà così. Da adesso in poi, il giudice sportivo in Italia, il giudice sportivo ha decretato che da adesso in poi succederà così. Però, il primo giocatore che sente dei desideri della scimmia, io non gioco più. Io non gioco più. Se noi adesso però... stiamo prendendo un caso anomalo. È la prima volta... Qual è anomalo? Quello che stiamo discutendo, il caso Acerbi e Quangelo. È anomalo per volere del giudice sportivo? No, aspetta. Non è anomalo per questo. Già il tema è delicato. Non trasformiamolo in una gazzarra. Già no, scusami, la gazzarra la stai facendo tu. Tu hai detto che il tema è anomalo. Allora, ok. No, tu la puoi dire. Stavo cercando di trovare un modo per parlarne. Tu hai detto che questo è un caso anomalo. Io ti ho chiesto. Perché anomalo? Te lo stavo spiegando. Ma se non la gazzarra, c'è una domanda. No, non è la domanda. Perché no? Se continuiamo ad interromperci e a continuare a dire no, allora tu vuoi dire, quindi hai detto. Senti, cioè calma, ragazzi. Il tema è che sì, funziona così qua il dibattito. No, parla se uno, si interrompe, si fa la domanda. Così parliamo se è calcio. Se parliamo di razzismo, vi pregherei a tutti quanti di parlare di razzismo abbassando il tono, non aumentandolo, perché la vicenda è già di per sé spigolosa ed è scivolosa ogni parola, quindi tu hai detto, allora, ragazzi, allora non finiamo più. Io ti ho chiesto, è anomalo il caso, è anomalo perché non è una vicenda, io vengo qui da 13 anni ed è la prima volta che parlo di una vicenda del genere, per come si è configurata. Posso? Perché tutti i giorni. No, vengo qui tutti i giorni e ne parlo tutti i giorni, come benissimo, in radio sono 25 anni che parlo di vicende, non è capitato mai una cosa del genere. Ne sono capitate, non è la prima volta. No, così no, detto questo. Entriamo nello specifico. La questione è anomala perché se ci fosse stata una testimonianza di un giocatore in campo che aveva sentito il giocatore, mamma mia ragazzi, non riuscite a stare zitti un secondo. Ma la giustizia sportiva non ha bisogno di testimoni. La giustizia sportiva non ha mai avuto bisogno di testimoni. Te lo stai invece, lo sono inventati loro. Fallo un attimo terminare. E finisce. Giuliano, vai. Finisce. No, non c'è più niente da dire, basta, finito. Ho capito. Se ogni volta che uno parla bisogna interrompere. Io non ho interrotto mai. Vai. Se un giocatore in campo avesse sentito la vicenda con le sue orecchie, avrebbe potuto testimoniare. Se una telecamera avesse intercettato evidentemente il labiale di Acerbi, oggi non staremmo parlando di questo. Quindi è evidente che esattamente quello che accade negli spalti accade anche all'interno di un campo. Ed è anomalo perché naturalmente non abbiamo una risposta. Io non credo che questo sia la fine del razzismo, perché è esagerato. Dico però che questa cosa dovrebbe insegnare, che dovrebbe in qualche modo essere rifatto, riformulato, oppure bisognerebbe fare un ragionamento per chi fa le leggi, per chi naturalmente fa i regolamenti e per chi le manda avanti, di aprire un tavolo, non so se permanente, perché il caso è piuttosto importante, è piuttosto serio, perché non possiamo delegare tutto alla legge. Dobbiamo cercare di fare in modo che i protagonisti da una parte e naturalmente gli esecutori da una parte e chi fa la legge dall'altra si trovino e non si trovino facendo delle belle parole dicendo no al razzismo che non serve a niente o mettendosi la faccia pitturata di nero. Bisogna fare qualcosa di un po' più concreto e mi pare che i giocatori non siano così sensibili, non tutti e nemmeno determinati personaggi addetti ai lavori, perché io di cose ne sento anche in campi di periferia e sento anche giocatori, genitori che si comportano così in campetti dove ci sono degli under 12 e potremmo andare avanti e dalle basi. Chiaro che questa vicenda ci indigna, ci fa arrabbiare, ma dall'altra parte forse questa cosa, io dicevo prima, è anomala per come si è articolata. Tutto qui, non perché questa vicenda è indicativa, perché non succede sempre così. Questo è quello che volevo dire. Guarda, torno da te perché poi subito dopo la sentenza di assoluzione di Acerbi arriva anche il post della moglie di Acerbi, che peraltro è anche un avvocato, che dice cin cin a chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera, a chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi. Ne avete bisogno, Pasquale, perché poi c'è stata anche la presa, insomma, sono stati giorni complicati anche per loro. Alfiero, lo so qual è stato il carico di tensione, ovviamente quando leggi certi commenti, al di là di tutto, quando leggi certi commenti che riguardano te, i tuoi figli, ci sta che tu possa uscire
dalle righe e fare un post così che non ha niente di male, è polemico, io non lo apprezzo, ma è la mia educazione che mi fa comportare diversamente. A me capita di ricevere auguri di morte, anche delle peggiori morti, per pubblicare notizie di mercato. No, è vero, adesso son serissimo, cioè mi hanno augurato di morire anche se pubblico notizie di mercato. Non ho mai ritenuto opportuno e le subisco anche negativamente addosso queste cose, non ho mai ritenuto opportuno rispondere a tono a nessuno, ho sempre preferito il silenzio. Poi se la moglie di Acerbi è stata troppo toccata e ha preferito rispondere così, io cosa vuoi che ti dica? Io non posso dire niente. Ordine? No, secondo me una delle persone che è super giustificata da quello che ha ricevuto è la moglie di Acerbi, su questo credo che non ci sia dubbio. Se arriviamo a questo punto così basso e così volgare e trucido del dibattito civile, secondo me è proprio fuori discussione una roba del genere, quando si coinvolgono figli, mogli, una roba veramente da paese sottosviluppato. Bisogna scindere le due cose, Franco, cioè un conto è il discorso tecnico che abbiamo fatto relativamente al razzismo, un altro discorso che secondo me va a catalogarsi in un altro aspetto, come hai ricordato tu giustamente, la maleducazione, ma direi anche proprio la frustrazione delle persone. No, ma qui quindi, non siamo a livello di maleducazione, sì, a minacce, cioè, quindi da questo punto di vista piena solidarietà con la moglie del giocatore Acerbi, ci mancherebbe altro. Molto. Ci mancherebbe altro. Qualche minuto dopo la sentenza di assoluzione di Acerbi, il Napoli è uscito con un comunicato che evidentemente stavano già preparando, non lo so, perché è stato molto rapido nell'uscita questo comunicato, lo vediamo insieme. Il signor Acerbi non è stato sanzionato, a questo punto il colpevole dovrebbe essere, per la giustizia sportiva, Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile, data dinamica dei fatti e delle scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Quello che ho detto io. Restiamo basiti, scrive il sito ufficiale del Napoli. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, è sicuramente compatibile con l'espressione di offese rivolte dal calciatore interista e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo, perché non irrogare a quest'ultimo alcuna sanzione? Perché poi, lo dice sempre la sentenza, essendo raggiunta sicuramente la prova dell'offesa, nessuna decisione è stata assunta dalla giustizia sportiva al riguardo per punire il responsabile. Restiamo ancora più basiti. Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni. Continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione. Pubblicità, fatemi salutare Pasquale Guarro. Ciao Pasquale, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, ciao, buon lavoro. Ciao Pasquale. Torniamo tra poco e approfondiamo. Rieccoci nuovamente in diretta. Prof, riparto da te, perché poi il comunicato è duro. Presa di posizione molto forte, che forse serve, poi magari sono un po' malizioso io, serve anche un po' per uscire, vi ricordate quella vicenda che fece arrabbiare anche un po' Osimhen col social media manager? Vi ricordate che ci fu qualche mese fa anche quella situazione un po' strana? Quel filmatino che insomma sì. Non è che piacque molto a Osimhen. Beh sì, chiaramente dall'altra parte, credo che alla fine... Si desse troppo per scontato che Acerbi venisse squalificato, ecco, io adesso la situazione ho cercato però di descrivere. Guardi che nel dibattito, cioè nel pronostico, venivano segnalate due opzioni. O nulla o 10, sì. No, venivano segnalate o 10 minimo, cinque, o meno. Oppure 3 o 4.
Sì, non ci si aspettava probabilmente. Cosa questa? No, proprio. Che ma perché la giustizia sportiva? Io dicevo, ma com'è possibile fare 3 o 4? Non aveva senso, perché non esisteva la zona grigia. Cioè, qui o è bianco e nero. Non poteva esistere. Non aveva senso neanche lo zero. Tra le altre cose, quando abbiamo parlato di nazionale, proprio nel weekend, davamo già, non dico per scontato, ma già stavamo immaginando la nazionale di europei senza Cerbi. Qui, da qui, rispondendo alla domanda di Alfio, probabilmente c'è anche la sorpresa da parte del Napoli. Ecco, ricordiamo che neanche a farlo apposta, perché poi tante volte il diavolo fa le pentole e i coperchi, mi pare venerdì o sabato era uscito da parte del sito ufficiale, del canale YouTube, anzi ufficiale della società Calcio Napoli, un video proprio contro il razzismo, dove c'era proprio Juan Jesus che invitava un ragazzino di colore a dire: quando ti insultano tu devi rispondere ti ho fatto gol. Ecco, quindi le cose veramente sembrano essere state scritte apposta, sembra un romanzo giallo da questo punto di vista. Sara? Ma sai, io rimango sempre basito quando sento queste cose. Mi spiace soprattutto per il calcio italiano, perché questa è una situazione molto molto particolare. La giustizia sportiva ci ha abituato, ahi noi, a emettere delle sentenze solamente sul si dice. Questa è la prima sentenza dove praticamente ci vuole una testimonianza, ci vogliono dei paletti, non la testimonianza, ci vuole la prova. Dice la ragionevole certezza. La ragionevole certezza, che che si può ottenere attraverso quantomeno un corredo probatorio fatto di indizi gravi, precisi e concordanti. Mentre prima no. No. La giustizia sportiva non ha mai lavorato in quel senso. Quindi io mi dà l'idea che ci siano dei giocatori di Serie A e dei giocatori di Serie B. Scusa, ma gli altri casi ci colleghiamo col professor Paco D'Onofrio, esperto di diritto sportivo, anche per cercare di capire perché nelle sentenze. Lo abbiamo adesso? Prossimo blocco. No, dico soltanto perché abbiamo avuto proprio Paco D'Onofrio la settimana scorsa, qua, e abbiamo fatto, ne ho citato io stesso, 2 casi di razzismo dove un giocatore era stato, uno era Obi ed era stato apostrofato e il giocatore avversario è stato squalificato. Un altro caso, era accaduto un paio di mesi prima, anche lì è stato squalificato. E nella sentenza, cioè, non è che non, c'era scritto allora, che non c'era bisogno di, no, bastava solo c'erano che... C'erano state... Questa è la differenza fra gli altri calciatori e questo. Delle testimonianze. Cioè, se 2 anni fa, 3 anni fa, 10 anni fa ci fosse stata una vicenda identica a questa, dove un giocatore dice all'arbitro... probabilmente saremmo arrivati allo stesso tipo di situazione come oggi. Non è che questo caso è diverso per la legge. Vuol dire che evidentemente se sono stati squalificati in passato dei giocatori perché sono stati apostrofati con toni razzisti, cioè, è matematico, e in campi periferici dove non c'erano neanche le telecamere o in qualche modo non c'erano 20-30 telecamere, allora vuol dire che evidentemente se in passato sono stati squalificati e qui no, probabilmente questo caso, per tutto quello che abbiamo detto e la somma delle cose, è diverso. Qual è la differenza? E allora, tu come ben sai, visto che frequenti anche siti e giornali non solo italiani, ovviamente questa notizia sta riportata oggi pomeriggio dai giornali di tutta Europa. Dai siti anche. E domani sarà sulle prime pagine di tutta Europa. Quindi, ancora una volta, il calcio italiano, ripeto, la differenza è che in Spagna il monumento antirazzismo è Vinicius che fa la conferenza, da noi c'è invece il giudice sportivo che dà 0 a Cerbi. Ok. Il problema, Lapo, è che la sensazione, la differenza rispetto agli altri, purtroppo, è che Acerbi abbia beneficiato di essere un giocatore della nazionale e che per questo motivo è stata adottata questa misura. Il giudice, Se così fosse ancora più grave. Il giudice ha deciso Io non ho detto questo. Mi mettere in bocca. Allora, voglio capire. Io ho detto che la percezione in Europa, ti dici perché Obi... perché in questo caso, dalle altre parti, cosa pensano? Acerbi è un giocatore nazionale che deve andare al prossimo europeo quindi è innocente. Non ho detto che è così. Ho detto che però questa decisione, come hai detto tu stesso, scatena a differenza di tutte quelle altre del passato, la differenza di questa è che è un giocatore della nazionale italiana. Quando molto detto, io non posso guardare, quando ho non detto posso di giudicare Serie un giocatore B, in base non parlavo delle categorie. Come? Non posso giudicare un giocatore. Allora adesso ti faccio un esempio, una domanda, non da malpensante, da pensante. Prima del mondiale,
Leo Messi fa una partita, mettiamo che giochi nel suo campionato in Argentina e dà del negro a un altro giocatore, prima del mondiale. E la Federazione Argentina non gli fa nulla, dice che manca la prova. Tu cosa pensi? La Federazione Argentina, tu cosa pensi? Dipende dove gioca. Tu, dipende semplicemente. Ripeto, tu metti che Messi giochi in Argentina. Io non posso dire, io non mi metterò mai nei panni di chi pensa, perché vedo che sui social ci sono persone che però, hanno già la verità in tasca. Però di certo il penso cattivo con la mia pensiero testa. Ti viene. No, il pensiero come no? Sei peccato. Mi verrà sempre il pensiero, avrò sempre un retro, anche per la sua Acerbi avrò sempre un retropensiero. È inevitabile. Ma siccome io non sono il difensore di Acerbi, perché a differenza non del tu, fatto, tu Lapo, no, tu. Ho capito, però siccome anche qui c'è il percepito, perché chi guarda casa sembra che io difenda Acerbi e voi invece no. No, il concetto è, mi trovo in una condizione dove ho visto che in passato, di fronte a fenomeni di razzismo, ci sono state situazioni diverse. Io mi sono speso molto in questo studio, spesso sono intervenuto qua, perché è un tema che mi interessa, mi piace, perché lo attraverso, lo vivo talvolta, ne ho parlato, perché insegno anche di ragazzi che vengono da altri paesi e quindi mi trovo a parlare, ad avere questo tipo di concetto. Ho vissuto anche la parte opposta, con gli italiani che sono stati in qualche modo oggetto di fenomeni di razzismo al contrario. E ho vissuto delle vicende che davvero sono lontane. Noi italiani ci siamo scoperti improvvisamente. Lo ricordo che fino a pochi anni fa dicevamo, noi italiani non siamo razzisti. Noi come tutto il mondo, non è che siamo degli italiani, tedeschi o islandesi. C'è una forma dove il diverso è sempre stato visto come qualcosa di oscuro e quindi di in qualche modo ostile, e ce n'è paura. È un caso, è una transizione. Siamo un paese che si sta cambiando. Però sempre, tornando e quindi senza fare... Arrivo, no, aspetta, lo contestualizzo. E quindi stiamo vivendo in modo goffo vicende che per la prima volta ci attraversano. Ma non è colpa, però di una vicenda che non ci attraversa per la prima volta, Cristiano, grazie. Sì, certo. Una delle vicende, visto che non ci attraversa la prima volta, è anche vedere, perché lo stanno riportando a galla in tanti, Franco, riparto da te, è un vecchio comunicato del Napoli, perché se vi ricordate tanti anni fa ci fu quello scontro tra Mancini e Sarri, con Sarri che aveva insomma detto delle cose non belle a Mancini, insomma, ai tempi si diede del frocio, del finocchio, tanto basta andare a cercare. Ce l'hai anche il dispositivo in rete, però? Quello adesso andiamo a cercare. Perché fu assolto Sarri? Ma perché fu assolto Sarri? Sarri due giornate. Due giornate. Alla fine diedero due giornate squalifica. Però cosa c'è scritto nel dispositivo del giudice? Cristiano. Che non so, che non è agli atti il fatto che Mancini non lo so. Avesse... diciamo però, tendenze omosessuali, in questo caso è diverso, però, non essendo il comunicato del Napoli fu molto diverso, senza andare, cioè se oggi tu fai la lotta al razzismo per quella situazione avresti dovuto stigmatizzare anche quel tipo di comportamento, invece in quella situazione il Napoli disse conoscendo lo spessore umano e culturale del nostro allenatore, il Napoli non ha mai nutrito alcun dubbio in merito al proprio tecnico. Il giudice ha escluso che il tono delle parole di Sarri possa essere discriminatorio. Ci aspettiamo che Mancini accetti le scuse. È una bella differenza. Allora, lì in quel caso, nel caso di specie, che cosa avvenne in sostanza? La trasformazione, cioè, non era quell'epiteto, non era avvertito come. Razzista, discriminante, sì. È un insulto, come un insulto. E quindi fu tra virgolette derubricato in comportamento eccetera eccetera, scorretto. Ma questo perché Mancini non è, dicono che non è agli atti, certo. Avevano detto Mancini non ha mai fatto outing nel senso di avere delle tendenze omosessuali, esatto. E quindi non può essere, e quindi però diciamo anche lì fu adottata quello che è stato adottato anche in questa circostanza, cioè equilibrismo politico. È chiaro, anche quella fu un equilibrio, perché voglio dire, probabilmente trascinata negli anni attuali, una affermazione del genere probabilmente avrebbe provocato una sanzione molto più pesante. Sì, se ne sarebbe parlato. La verità di fondo poi è comunque sempre questa, e cioè, secondo me, quello che stride dal punto di vista squisitamente giuridico, e per questo mi ero permesso di segnalarlo all'Apo, è proprio questo il fondo della materia della quale noi discutiamo. Cioè, da oggi in poi non potrai più dire se il calciatore Tizio o l'allenatore Caio viene da te e ti dice
Oh, mettiamoci d'accordo, facciamo pari e non se ne parla più. Tu non, no, e tu lo dici, guarda che quello è venuto e non ci vale sarà più. Il rovescio dell'onere della prova. Ti interrompo un attimo, Franco, perché siamo collegati con Angelo Bonfrisco. Ciao Angelo, ben ritrovato. Ciao, ciao Massimo, buona serata a tutti. Insomma, questa sentenza su Acerbi crea un precedente? Ma crea un precedente per quanto riguarda la dinamica, secondo me sì, però dobbiamo partire dal presupposto che per quanto riguarda la situazione arbitri è stato fatto tutto quello che si poteva fare, nel senso che purtroppo la prima parte, quella che riguarda noi, quella più importante, è che tu non puoi prendere un provvedimento disciplinare se non hai sentito esattamente una determinata frase, poi che sia di sfondo razziale o no, è chiaramente aggrava la situazione. Detto questo, la seconda parte poi che apre una tutta l'indagine che è stata fatta, secondo me aveva preso riferimento a quello che era successo due anni fa in Serie B, dove il giocatore ha preso la squalifica di 10 giornate, però attenzione, la differenza è che nell'indagine qualcuno in campo aveva confermato di aver sentito quella frase. Ora, la differenza sostanziale qual è? Che avendo fatto il giudice, credo, tutte le indagini, avendo sentito tutti, probabilmente una semplice deduzione, un'idea se l'è fatta, e forse ce la siamo fatta anche tutti noi, però se non c'è la prova di nessun altro giocatore che ha sentito quella frase, ha ritenuto non opportuno squalificare. Ecco, io penso questo però, se fossi un giocatore non andrei più dall'arbitro a riferire la frase, ma andrei dall'arbitro a chiedere: hai sentito per caso cosa mi ha detto? Perché tanto se non l'ha sentito l'arbitro o non l'ha sentito nessun altro, e questo è un po' quello che dici tu, è il retroscena che si prospetta, non approderai a nulla. Per cui o te la sbrighi tu in campo, ed è brutta da dire così, però mi pare che questa sia stata poi la soluzione finale del tutto. Angelo, però, comunque va rispettato. Perdonami, però non bastava la parola dell'accusato? No, assolutamente. Noi abbiamo passato 10 giorni a dire il contrario. E le scuse però, di Acerbi. Con le sentenze, facendo vedere le sentenze precedenti. Noi abbiamo passato 10 giorni a dire che bastava quello. E che ci fosse l'inversione dell'onere della prova. Non è stata presa la decisione, non è stata presa nessuna squalifica. Secondo me il giudice ha cercato quella prova, quella conferma che 2 anni fa aveva avuto e che in questo caso non ha avuto. Quindi, no, scusa Angelo, scusami, su questo secondo me non hai informazioni precise. In quella circostanza il primo giudizio fu di assoluzione. Sì, il secondo giudizio in appello. Sì. Su appello proposto dalla Procura federale. Sì, la motivazione testuale scritta in quella circostanza, e cioè dissero: non c'è bisogno di raggiungere la ragionevolezza e la convinzione assoluta che ci sia stato l'insulto. Come nel diritto penale. No. Quella è una. Sono sì, ma lo dice proprio la sentenza. Quindi, è stata fatta proprio una spiegazione che è coerente con uno dei principi cardini della giustizia sportiva. E cioè che. Quindi, Franco, tu ti aspetti un appello a questa decisione? No, purtroppo non è possibile. Allora. Non è possibile tecnicamente, perché non esiste la controparte in grado di poter chiedere l'appello, perché Juan Jesus, che sarebbe teoricamente la controparte, è stato ascoltato come testimone e la Procura federale è stata incaricata di svolgere l'indagine. Quindi i due soggetti che avrebbero avuto titolo per fare l'appello, per chiedere l'appello, non sono tecnicamente nelle condizioni di poterlo fare.
ma ci sarebbe stata materia, come no, dal punto di vista squisitamente teorico.